Salvini invece ha tutta un'altra strategia. Siamo l'unico paese al mondo in cui la magistratura, invece di difendere la legge, la smonta. È complicato. Sarà anche, no, Cerno, il fatto che c'è un processo in corso. No, vabbè, ma ci sono due elementi distinti. Noi diciamo la magistratura. Allora, ci sono alcuni magistrati che sono sotto accusa da parte anche del giornalismo, di una parte. Per esempio noi abbiamo pubblicato una mail che ha scatenato una polemica enorme, quindi da giornalista io leggo una mail, sentenza Albania, anziché parlare dell'Albania parlano della pericolosità del governo Meloni. Eccola qua, no? Questa, tra l'altro, dicendo una cosa straordinaria per un magistrato, e cioè la Meloni non è pericolosa perché ha mille inchieste, indagini, ruba, fa... Quello era Berlusconi, scrivono, che cercava un salvacondotto. È molto più pericolosa perché, essendo pulita, può cambiare le regole della magistratura. A me sembra un'email da giornalista che devo pubblicare. E infatti la pubblico. Su questo si scatena un dibattito legittimo. Il nostro, peraltro, scusami, spieghiamo, è stato sostituto procuratore il dottor Marco Paternello, è sostituto procuratore della Cassazione. Allora, l'effetto di questa cosa qual è stato? Il primo effetto. Che Ilaria Cucchi, che tra l'altro si è avuto un po' di verità su suo fratello, e proprio grazie a giornalisti che sono andati a guardare dietro quello che era successo, dietro la magistratura, la senatrice Cucchi ha fatto essere in prima fila, perché continuiamo. E grazie ai magistrati hanno voluto guardare dietro. Magistrati che non ti sei fermata all'inizio. Forze dell'ordine che non ti sei fermata alla verità ufficiale, che erano tutti bravi e buoni. Quindi esattamente quello che fa uno che pubblica una mail. E che scatena un dibattito libero. Sì, ma forse la mail... Una alla volta, un attimo. Invece la Cucchi forse la mail dicendo che io ho sottratto della corrispondenza a lei, che non è nemmeno citata. Con tutto il rispetto. E mi chiede... Dai, è un esposto. Sì, e mi chiede di rivelare la fonte di una notizia di cui sta parlando tutta Italia, facendo un'intimidazione. Allora, io ti domando, se Repubblica pubblica una cosa del genere e uno di destra ti denuncia dicendo a Repubblica dici la tua fonte, che cosa succedeva qua? Maggi con l'articolo 21 della Costituzione dov'era adesso? In piazza Colonna a incatenarsi? No, a me sembra zitto. Il fatto che un politico zitti, dica, quando riguarda me per esempio, non gliene frega niente a nessuno. Appena dici una parola dall'altra parte, giustamente, e io ci vado perché c'ero, ho messo anche il post-it, quello che metteva Ezio Mauro, per dire, signori, potremmo pubblicare una mail e scatenare un dibattito, e se qualcuno vuole dirci di non farlo... Il tema non è pubblicare, il tema è scegliere, ecco, quella è una notizia. Però la mail... Io, per carità, il tema io, è che appena la mail andrebbe pubblicata... Pronti, liberati, e poi sentiamo tutti gli altri.